Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questi ultimi giorni che precedono la festa del Natale, continuiamo a leggere il primo capitolo di San Luca, l'unico evangelista che ci parla dell'infanzia di Gesù. Siamo ancora nella casa di Zaccaria, dove nell'incontro della Vergine Maria con Elisabetta, riportato dal Vangelo di ieri, sono avvenuti prodigi straordinari. La presenza della Madonna col suo semplice saluto ha portato in quella casa un'abbondanza di grazie e di benedizioni. Dinanzi a tali eventi, alle lodi di Elisabetta, la gioia incontenibile di cui è ripieno il cuore di Maria si fa voce ed ella prorompe nello splendido canto del Magnificat, canto bellissimo di giubilo e di ringraziamento al Signore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. In questo canto, divenuto oggi preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi, la Vergine Santissima canta la grandezza di Dio e la predilezione divina per gli umili e i piccoli. Non poteva mancare quest'inno nell'Avvento e sulle labbra di Maria di Nazareth, che è per se stessa l'Avvento, la figura più eccelsa dell'attesa. L'enorme ricchezza del Magnificat supera le nostre capacità e richiede lunghi silenzi di meditazione personale. Il canto del Magnificat è la misura dell'altezza spirituale di Maria e allo stesso tempo la sintesi della fede del popolo eletto, delle sue aspirazioni e della sua attesa secolare, vissuta confidando nelle promesse di Dio ai patriarchi e alla loro discendenza. Il Magnificat è la manifestazione più pura del segreto che Maria porta racchiusa nel suo grembo. In esso non vi è ricercatezza né artificio. Le parole sono lo specchio della sua anima, un'anima piena di riconoscenza e tanto vicina al suo Creatore. Nel Magnificat è contenuta la ragione profonda di ogni umiltà. Maria osserva che Dio ha posato gli occhi su di lei, per questo in lei ha fatto grandi cose l'Onnipotente. Tutta la vita della Madonna trascorre in un'atmosfera di grandezza e insieme di umiltà. L'umiltà di Maria è veramente grande. Non la vedrete tra le palme di Gerusalemme né al momento dei grandi miracoli, però non fugge il disprezzo del Calvario. Lì, presso la croce, c'è sua madre. Non cercò mai alcuna gloria per sé. La virtù dell'umiltà è riconoscere quello che veramente siamo e valiamo davanti a Dio e davanti agli altri. Ci rende consapevoli che tutto quanto esiste in noi di buono appartiene unicamente a Dio.
In questo canto di gioia e di umiltà la Vergine ci ha lasciato una profezia. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Durante la sua vita terrena la Madonna non si distinse per fatti prodigiosi. Attraverso il Vangelo non si viene a sapere che abbia operato miracoli mentre fu sulla terra. Sono poche, davvero poche, le parole che il Vangelo ci ha conservato di lei. La sua vita, vista dagli altri, fu quella di una donna semplice che lavora per sostenere la sua famiglia. Tuttavia, la meravigliosa profezia si è compiuta puntualmente. Chi riuscirebbe a contare le lodi, le invocazioni, i santuari a lei dedicati, le offerte, le devozioni mariane? Lungo i secoli l'hanno chiamata beata, persone di ogni genere e condizione, intellettuali e analfabeti, principi e re, soldati e artigiani, uomini e donne, persone in età avanzata, giovani e bambini. Anche noi ora stiamo compiendo questa profezia. Anche noi facciamo anche ancora esperienza della forza profetica di questo canto, poiché Maria è considerata ancora veramente beata da tutte le generazioni. I nostri occhi questo lo possono ancora vedere, colei che ha cantato la sua lode a Dio è stata da Lui magnificata più di ogni altra creatura sulla terra. È chiamata con i titoli più belli, a lei sono dedicate le più belle cattedrali, è invocata in ogni luogo ed è stata raffigurata in innumerevoli opere e a lei sono state dedicate le parole più belle che i poeti abbiano mai scritto. Quanta gloria per una giovane donna, ma perché? Credo che tutto si spieghi alla luce della sua vita, non solo nel cantico Maria ha glorificato il Signore, ma in ogni sua azione. Se potessimo leggere come in un testo le sue azioni, leggeremmo in ognuna di esse tutto per te, Signore mio. Sì, solo per amore. Perché solo l'amore conta veramente per il Signore. Nel Magnificat è contenuta la ragione profonda di ogni umiltà. Maria osserva che Dio ha posato gli occhi su di lei, per questo in lei ha fatto grandi cose. Dio l'ha voluta per figlia, per sposa e per madre. Maria è grande perché ha creduto alle sue promesse, ha creduto anche quando sotto la croce esse sembravano non realizzarsi. Lei ha magnificato Gesù con il suo stare anche lì. Per questo Dio l'ha potentemente esaltata. Impariamo da Maria a lodare e a ringraziare il Signore per tutto quello che Egli ha fatto per noi, a seguirla sulla strada dell'umiltà e ad accettare con docilità la santa volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.